Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come fare il bind via CLI con le riceventi TBS. Con una ricevente TBS nuova aggiorniamo e bindiamo senza premere alcun tasto, tuttavia se compriamo una ricevente usata o dobbiamo bindarla ad un altro modulo si rende necessario premere il tasto bind per andare avanti. Questo tutorial quindi ritorna utile in quei casi dove dobbiamo premere il tasto bind, ma la ricevente si trova in un punto difficile da raggiungere senza smontare tutto. Inoltre il tutorial è valido anche nel caso in cui il tasto bind sia fisicamente danneggiato e quindi non possiamo usarlo. In questo tutorial userò una ricevente TBS Crossfire, ma i passaggi sono identici per le riceventi TBS Tracer. Inoltre precisiamo che il bind tramite CLI è valido per sistemi con Betaflight 4.5 o versioni successive. Prima di procedere al bind è necessario che la ricevente sia collegata e configurata, vediamo velocemente come fare. Per quanto riguarda i collegamenti è importante saldare i cavi TX ed RX invertiti tra loro, usando dei pad che abbiano lo stesso numero, in questo caso ho usato R1 e T1. Ricordiamoci il numero perché ci servirà in fase di configurazione. A questo punto quindi vediamo come configurare la ricevente, andiamo subito nel tab porte. Qui attiviamo serial RX in corrispondenza della UART che abbiamo usato per i collegamenti. Io ho saldato su R1 e T1, quindi devo usare la UART 1. Ora spostiamoci nel tab ricevente. In questo menu a tendina dobbiamo selezionare Serial via UART e nel menu sotto CRSF. A questo punto la ricevente è collegata e configurata, possiamo spostarci sul CLI per procedere con il bind. Ed eccoci nel CLI, in questo punto digitiamo il comando bind-rx, poi premiamo Enter. Adesso la ricevente è entrata in bind mode, volendo possiamo anche chiudere il Betaflight Configurator perché al momento non ci serve più, la ricevente in ogni caso rimane in bind mode fino a quando non l'aggiorniamo o la scolleghiamo dall'alimentazione. Ed eccoci ritornati nella ricevente, come vedete dopo aver digitato la stringa su Betaflight il LED è diventato verde lampeggiante e possiamo procedere con il bind, spostiamoci nella radio. Andiamo nel menu sistema e nella prima pagina cerchiamo il TBS Agent Light. Quindi selezioniamo XF e Micro TX. Spostiamoci su bind e premiamo Enter. Ok, il bind è partito, in questa fase il sistema provvederà ad aggiornare la ricevente e infine a bindarla. Perfetto, il bind è andato a buon fine, come vedete abbiamo il LED verde fisso. Se al termine della procedura avete il LED che rimane verde lampeggiante, il bind non è andato a buon fine, anche se la radio rileva la telemetria, con il LED lampeggiante i comandi degli stick non vengono inviati. In questo caso quindi ripetete la procedura fino a quando al termine non avete il LED che rimane verde fisso. A questo punto con il bind che è andato a buon fine possiamo dire di aver terminato. Quindi per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.